Il circo è un po' diverso da quello che mi ero immaginato. E cioè? È pieno di matti scatenati. Oliverio ha minacciato di stapparmi la testa. Marius, non so se questo lupo mannaro sia reale o no, ma se stai cercando qualcuno che ce l'ha con il circo, qui è pieno di sospettati. Schmatko ce l'ha col mondo per il fatto di essere un clown. Arshambu è simpatico, ma assomiglia a un lupo mannaro? Quel Doubleday dice che non gli importa di perdere il lavoro, ma non ne sono convinto. Sì, lo so, e c'è anche un altro sospettato. I Wolf's Moon? Scherziamo? Il gruppo era presente in tutte le città in cui è comparso il lupo mannaro. Oh, ce la prendiamo con la band solo perché si trova qui? E perché il loro cantante dice di essere un licantropo? Cosa? Scusa, non potevi dircelo prima? Ma è una trovata pubblicitaria, cioè... figuratevi, dice anche di essere svedese? E non lo è? Ma certo che no! La Svezia è un posto inventato come il paese delle fate o l'Australia. Scommetto che anche voi credete alla favola dei canguri. Shaggy! La Svezia, certo! I canguri! Ha preso una botta in testa, per caso? Non ancora. Questi ragionamenti mi hanno messo addosso un appetito salterino? Sì. Siamo diretti al leggendario grasso e succoso ranch della Costoletta, regno del mangia a volontà a prezzo fisso. Famoso perché alla fine il dessert devi spingerlo a forza nella gola. Il posto che fa per me? Qualcuno vuole unirsi a noi? Casomai vi raggiungiamo. Ok, ciao. Tornate in tempo per lo spettacolo. No, dico sul serio, è stato il calcio di un mulo. Dopo questo, Scooby, avremo visitato quasi tutti i più grandi ristoranti di costolette in America. Sì? Ci rimane solo quello dove ti danno le costolette insieme a un buono per un intervento al cuore. Come si chiama? L'ultima costoletta! Sì, l'ultima costoletta! Prima o poi costoletteremo lì. Ok. Allora, quando ti dico corri, voglio che tu... Ma io non te l'ho ancora detto! Corra! Come ha fatto entrare lì dentro così in fretta? Non lo so! Shaggy e Scooby! Cos'è successo? Forse abbiamo colpito qualcosa? Il lupo mannaro! Il lupo mannaro! Sono due! E quello credo che sia Schmatko! Chi hai detto, scusa? Schmatko, il clown! Riconosco il suo costume! Schmatko, sono io, la ragazza della moto! Non sembra molto amichevole. In realtà non lo era neanche prima di trasformarsi in lupo mannaro. No!